questa. Dai. Futurk Italia, oggi giornata uggiosa, ma abbiamo preparato per voi un video veramente speciale. Che bella palla che hai in mano. Più che uggiosa, bella ventilata, e sai che i palloni buoni con il vento rendono ancora di più. Per questo motivo oggi, ragazzi, non useremo la nostra palla di Futurk.shop. Via. Ma utilizzeremo una, non riesce neanche a calzare. Utilizzeremo un Super Santos bello gonfio, pronto a spostarsi in aria. Il vento c'è. Super Santos, pallone che tutti noi abbiamo usato nell'infanzia, pallone pessimo ma di basso costo. Quindi vedremo oggi. E di basso peso soprattutto, eh. Sì, vedremo come ce la caveremo oggi nel tiro, ma soprattutto anche nella parata, perché il vento fa dei begli scherzi. Sento già l'odore del sangue di qualcuno da prendere sul naso. Rispetto alla tedesca di potenza, io preferisco prendere questo sul naso. Sono d'accordo. Che è uno dei nostri palloni, ragazzi, questo è un pallone leggendario. Tutti noi nella nostra adolescenza, ormai lontana per noi due, voi un po' di meno, l'abbiamo utilizzato. Fateci sapere se voi che state guardando questo video conoscete il pallone, se l'avete mai utilizzato. Io all'oratorio ti faccio tornare un ricordo, quel caldo sulla guancia di quando la palla ti colpiva. Esatto, che tra l'altro ti colpiva senza neanche saperlo, perché partiva a destra e all'ultimo secondo, esatto, bam, nella direzione. Oggi, ragazzi, torna al format tedesca dei Futurk, ma con il Super Santo. Bello. Io direi il pallone è di Nicola, chi parte in porta? Nicola? Partiamo Nicola, andiamo. Ragazzi, se volete vedere un'altra tedesca, lasciate un like, fateci sapere se avete mai utilizzato il Super Santos e soprattutto scrivete qua sotto adesso il titolo della prossima tedesca. Sbizzarritevi, noi leggiamo sempre i vostri commenti. Iniziamo, le regole le sapete, parte barna in porta, let's go. Ragazzi, è tutto pronto, chi sarà il primo a calciarla sopra il tetto là dietro? Io dico me stesso. Non lo so, deciderà Super Santos per noi, secondo me. Vai, Nichols. Bello. Eccolo. Però non l'ha buttata alta. Io se la sfondo in porta, se me la alzi bene. Ma così? Da qui così vale, tanto non fa male. Sì, non è di potenza, questa non ci sono regole. Oh, questo mi riporta. Però la scala. Bello. Gran gol, gran gol qua, incredibile, tuffo. Mamma mia, no. Dimmi che spennellata, no. Ah, questo qua non è cioccolatino, questo qua è tutta la fabbrica della Lindor. Questa è la qualità. Mamma mia, no. Siamo fortissimi con questo pallone, ragazzi. Eccolo. Comunque non si può vedere la scarpa da calcio col Super Santos. Gol valido. Oh, è un fenomeno con Santos. Comunque Nick è già sotto. È già in porta, già. Guarda là che spennellatina, bello! Sempre sul sicuro qua. Oh, ma si vede che sei un fenomeno questo pallone. Mi sono allenato 13 ore ieri. Lui! Incredibile! Non si capisce nulla! Vai, alza che calcio, dai, vado in porta. Era uno schema! Ci guarda in mezzo! Mamma, che vole! Vai! Che infame! Porta! No! Oddio! Ecco la presa, eh! Mamma mia, è arrivato! Ha messo la quinta! Era un po' le brezza! Era un esterno, ma non sono riuscito a controllarla! Era un po' le brezza della porta! Era Ronaldo da tedesca. Sono vita. Io una. Non si capisce niente. Pensavi che facesse una bella rovesciata? Sì, esatto. Oh, è imprendibile comunque questa palla, eh. Alza. Bello! Gran gol. Porta! Tradimento! Bello. Morbida. Bello. Comunque i lanci sono difficili da gestire, perché non sai come arrivano. O troppo poco. Queste sono buone. Bello. Mamma mia, come si gira questo Super Santos, come va. Bello. No. Deve entrare tutta la palla, lo sapete.
Il problema è che la palla è talmente grossa che per entrare tutta è un bel bar qua, eh. No, non è gol, eh. Non è gol, ragazzi. Non è gol, ragazzi. Vi lasciamo al bar. Commentate, ragazzi. Secondo me era gol. Mamma che riflesso al portiere. Ma in porta! Palo salva. Ora l'altro. Vai, vai, bravo! Abbiamo approfittato qua. Sfondalo! Eccolo di là! No! Lo spacco! Eccola! Mamma mia! Di Mancino, vuole Di Mancino, bello! Non hai capito neanche come è partita! Palo salva! Però questa no! Fregato qua, ho fatto sott'arma! Che infame! Lo so benissimo! Questa è tetto! Tetto eliminato! Non è neanche tetto questa, secondo me! Guardalo lì! Grande Super Santos! Mamma mia, che gesto atletico! È uscita questa, eh? Oh, VAR! Quando mai? Questa è entrata invece! Ragazzi, è uscita quella, eh? Sta palla mi frega sempre! VAR! Scegliete voi, ma è uscita di sicuro! Ragazzi, ditemi nei commenti se supportate Harry, dite giustizia per Harry. Se non lo supportate, nei commenti, se c'è scritto giustizia per Harry, non lo supporta nessuno, quindi va bene così. Mamma mia, che gol! Incredibile, traiettoria mistica del Super Santos. No, il mondo. Mamma mia. Potete prendere al volo, gol! È gol! Basta che prendesse al volo! No! Ma ragazzi, questo è... Ragazzi, in porta sta! È gioco bonito questo, ragazzi! Abbiamo confuso! Provate a metterla fuori nell'altro angolo di là! No! 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 Sì! Bella! Vai, Barna! No, peccato! Mamma mia! Che spavento, mica! Attenzione, visto il controbalzo qua, eh! Non lo sa anche lui, vedi che non dice niente! Si è suicidato. Due gol è uscita. No. Sì, sì. No, è un fenomeno. Che Super Santos. Sì. Ma vai a cagare. Vai che ti tiro fuori dalla porta adesso. Mamma mia. Pure in faccia. Vedi che Dio onesto. È onesto. Dio onesto. Ultima tedesca l'ho vinta. Ragazzi, sorpresa, colpo di scena, oserei dire. Creatore nelle tedesche. Col colpo di scemo più che altro, ragazzi. Niente, mi dispiace uscire e lasciarvi giocare col Super Santos. Avrei voluto farvi compagnia. Di norma la regola dice che il pallone può andare via. Ah, giusto, quindi vero. Se lei vuole chiudere il video così potrebbe anche decidere di andare via e lasciarci. Ma dopo aver preso pallonate, dopo che hanno riso di me, dopo che mi hanno calciato in faccia, ragazzi, quello che posso fare è lasciarvi giocare. Quindi andrà in porta Nicolas, ragazzi. Oddio. Tutto pronto? Soffia il vento. Peccato, stavo sperando. Ero io. Così ho deviato con la punta delle dita. Ah, peccato. Volevo fare la finta, l'anticipata. Questo non è un gol da punta, figa. Sai perché è un gol da punta? Perché avevi usato la traiettoria del pallone prima che partisse. No, il problema è che pensavo che passasse più veloce davanti a me la palla, invece andava piano e quindi è arrivato. In porta, a quanto pare. Perché? Volevo darla a te. Questa arriva, non sembra, ma entrano, eh.
Oh, c***o! Bello il tuffo però, mi sei piaciuto. Ah, lì, sul piede proprio! Oh. Arriva, arriva, è così, Ci credo. Questa... questa volta non riuscito ad anticiparmi. Guarda che golosa! Dai che golosissima questa che scende proprio sul piedino, basta, basta! Tirato su un pezzo di sintetico. Tira! No! No! Guardala come scende piano! Pum! Mi sa che qua è fuori. Erba! Erba, erba! Vediamo! Eccolo! Non vuole andarsene! Ragazzi, un pallone normale sarebbe arrivato nel paese di fianco, invece è tornato indietro. Ragazzi, Nicolas è a 1, significa che il prossimo gol che prende è fuori. Lo mandiamo a casa. Ovviamente sì, l'effettino così, all'indietro. Mamma mia, respinge, non vuole uscire. Prima via, mi hai fatto spaventare. E finisce! KO! Kronik, sei dovuto uscire. Spero di non fare più una tedesca con Super Santos per il prossimo anno almeno. È difficilissimo, difficilissimo giocare sia se si sta in porta ma anche calciare. Ma è più difficile calciare o parare secondo te? Perché io la mia idea ce l'ho. Secondo me è difficile parare. Bene, è arrivata sfida di rigore allora, secondo te? Oh, buona partita, andiamo. Allora, i guanti mi danno più confidenza, non cambierà nulla perché non ci arriverò mai a colpire con le mani. Oppo. Però. Ma arriviamo a eliminazione diretta? Ma sì, partiamo da nostri lì? No, piano, dai. Dai, va bene. No, tira piano, dai, tira qua, tira piano. Sta per tirare una secca, figa, già lo so. Arrivo! E grazie a Dio non ho dovuto pararla perché l'ha sparata da Elon Musk. Io posso calcio solo col fischio, però. Hai vinto. Però vabbè, super winner. L'avevo letta almeno, l'avevo letta. Posso portarmela a casa? Sì, sì, puoi bucarlo se vuoi anche, sono la chiave. Ragazzi, dopo questa gran vittoria e questa tedesca goliardica, complimenti Harry, ma vi ricordiamo che ai Futo Costa Crema quest'anno non useremo questa palla, ma useremo una palla normale, anzi la utilizzeremo forse in piscina quella. Ragazzi, noi vi aspettiamo i nostri camper, la prima tappa è su Milano e Sarnico e a seguire tutte le altre, Firenze, Roma e tante altre. Se volete allenarvi con noi ci sono i Futo Costa Crema, dei camp assurdi ragazzi. Posso una domanda? Ma se io invece non sono né di Milano né di Sarnico, voglio capire dove sono le altre tappe, come ma faccio? È semplice, ci sono i Future Call Star Camp con hotel a Caorle e in Trentino. Quindi potete venire con noi una settimana intera e allenarvi. Mi raccomando ragazzi, consultate su www.fcamp.it tutte le tappe e dite ai vostri genitori in modo che vi scrivano, perché se non lo sanno loro, poverini, come fanno a scriverli? Mi raccomando ragazzi, noi ci vediamo lì e ovviamente ci vediamo ogni venerdì su Futuro Italia. Ciao! Ciao! Ciao!